È sempre intorno all'1,14, 1,13,8, non sembra lontana questa soglia. Ne parliamo con Pietro Calì, Copernico Sim, collegato con noi. Ben trovato innanzitutto, buon inizio di settimana. Dunque, un inizio di settimana che, stando almeno alle prime indicazioni, ai primi movimenti, sembrerebbe partire con il piede migliore di tutti sull'ottimismo per la Grecia. C'è qualche avvertenza da tenere in considerazione, dato il momento? Sì, sicuramente c'è ancora un po' di tensione sui mercati, una tensione che potrebbe portare volatilità nelle prossime settimane. Naturalmente il protagonista della scorsa settimana e probabilmente anche di questa sarà la questione greca, naturalmente. La situazione è abbastanza complicata perché sappiamo quanto è difficile mettere d'accordo la Troica con il governo Tsipras e Varoufakis. Diciamo che si sta facendo un po' una partita di scacchi tra le parti. Ciò che possiamo vedere, ciò che abbiamo visto, che si creerà comunque un precedente, cioè nel senso che se si troverà una soluzione al caso greco, questo vorrà dire che appunto ci sarà un precedente di morbidezza da parte dell'autorità, quindi si sarà lasciato passare anche un po' di impasse da parte del governo greco. Se invece naturalmente le cose non dovessero andare bene, questo potrebbe anche colpire i mercati, naturalmente i mercati finanziari delle zone periferiche. Si creerebbe un precedente per cui si creerebbe appunto una prima exit strategy da parte di un paese europeo. Questa situazione comunque rimane molto complessa, vedremo oggi se si risolverà, se per caso ci dovessero essere degli scossoni colpirebbero prevalentemente, io credo, il settore bancario, italiano e spagnolo soprattutto. Staremo a vedere. Ci si deve, ovviamente, staremo a vedere, anche perché tra pochissimo Tsipras incontrerà Draghi, Lagarde, Dijsselbloem e Juncker, poi si riuniranno i ministri delle finanze e poi ci sarà il Consiglio dei capi di Stato e di Governo. Dunque una giornata fittissima di appuntamenti che potrebbero variare le sorti anche del mercato. Per il momento però si registra anche sul fronte dei titoli di Stato un netto arretramento dello spread. Dunque la volatilità oggi, almeno per adesso, fa rima con una pioggia di acquisti sui titoli di Stato italiani. Ci dice come potremmo in qualche modo orientarci nel corso, se non altro, della settimana, delle prossime settimane, per cercare insomma di non farsi spaventare troppo da questa volatilità? Certo, sicuramente il mercato ad oggi, a questa mattina, sta scommettendo su un successo degli accordi, quindi questo potrebbe avere risvolti molto positivi sui mercati. Io starei un po' più cauto, nel senso che oggi è una giornata, come ha detto lei, molto fitta di impegni, però non c'è ancora la certezza che la risoluzione potrebbe arrivare. Sicuramente questo spread che scende leggermente è un chiaro segnale che i mercati stanno scommettendo appunto su una risoluzione positiva. Anche il rialzo dei rendimenti del Bund sembra essere un segnale concorde, no? Con una Germania anche che in qualche modo allenta la tensione nei confronti di un compromesso, oppure no? Esattamente, perché comunque il Bund tedesco è considerato come un bene rifugio e quindi sarebbe un titolo il cui appunto rendimento, il cui prezzo dovrebbe salire, il rendimento di conseguenza scendere in caso appunto di un default greco. Invece in questo caso appunto gli investitori stanno scommettendo per una risoluzione positiva. Mi preme fare un ragionamento puntuale su questo aspetto, perché probabilmente la Grecia ha davvero poche armi ormai per spaventare e per farsi ascoltare soprattutto dalla Troica, quindi diciamo che i mercati e spaventare i mercati può essere l'unica arma che la Grecia ha nel suo paniere. Quindi diciamo che la settimana scorsa i mercati sono stati molto spaventati da questo aspetto, sembra che oggi le notizie siano più positive che negative. Sembrerebbe la giornata ideale, Calì, per quotarsi in borsa, oggi l'IPO, una delle più importanti di fatto di questo 2015, sicuramente della prima parte del 2015, quella delle torri di Telecom Inwit, che segna un rialzo da oltre 6 punti percentuali, adesso ovviamente il prezzo si sta assestando, ma di fatto le indicazioni c'erano già dal collocamento, con una domanda pari a 7 volte l'offerta. Appunto, una giornata forse ideale, almeno per il momento, per quotarsi in borsa, no? Sì, è sia una giornata ideale perché appunto c'è questo euforismo di base in questa mattinata e oltretutto è anche un periodo ottimo perché è un momento in cui la liquidità è molto abbondante sui mercati e quindi gli investitori sono in cerca di nuove occasioni che possono essere date anche da nuove IPO.
In WIT è una storia molto bella in questa fase perché appunto, come ha detto lei poco fa, è simbolo di una convergenza fra le telecomunicazioni e i media, che appunto è un settore molto in voga in questa fase. In WIT ha un aspetto molto positivo a mio parere, che è un bassissimo indebitamento, e questo dal punto di vista fondamentale mi dà margini per guardare al futuro in maniera molto positiva e può darmi buoni risultati nelle trimestrali e nei bilanci. Sicuramente l'offerta è andata a ruba, quindi c'è stata una domanda superiore di 7 volte rispetto all'offerta, e questo sicuramente fa partire molto bene il titolo. Staremo a vedere, comunque la domanda del titolo è stata fatta prevalentemente dagli istituzionali, e quando gli istituzionali si muovono così in fretta per controvalori così elevati con una tale massa di domanda, questo fa sì che il titolo dovrebbe partire molto bene, anche se per chi comprasse oggi al collocamento, per chi comprasse il titolo in questa fase, potrebbe esserci bisogno di un po' di pazienza. Ecco, ci faccia capire anche un po' le tecnicalità, sì. Insomma, di un eventuale acquisto in una giornata di oggi in cui il prezzo ovviamente risente anche di scossoni dovuti al fatto che è il primo giorno di contrattazione vera e propria in borsa. Esatto, nelle fasi iniziali, soprattutto in momenti euforici come quello di oggi, i prezzi possono essere parecchio volatili. Io mi ricordo un settore abbastanza simile, l'IPO di Facebook qualche anno fa era partita molto bene nelle prime giornate, però poi era crollata, oppure Alibaba. Un paragone di tutto rispetto per Inuit, quello con Facebook. Tra l'altro, certo. Ovviamente da considerare e da monitorare l'andamento di chi fa parte del settore della stessa Inuit, come Rai Way o A-Towers. Rai Way per il momento si muove al rialzo, anche se dell'1%, dunque inferiore alla media di mercato, con invece, tra poco lo visualizzeremo anche in borsa, l'andamento delle torri Mediaset, che invece per il momento non si muove. E peraltro dalla Francia invece rimbalzano indiscrezioni di una proposta, di un'offerta avanzata da Altice per Bouygues Telecom, il che sta portando a rialzo un po' tutte le società del settore TLC in Francia, ma evidentemente anche un po' in tutta Europa. Il settore delle TLC forse è quello che in Europa dà più segnale di vitalità in questo momento sul fronte delle operazioni straordinarie, Calì. Sì, è un settore molto frizzante, ma è da mesi che lo diciamo, appunto, che si è un po' risvegliato da quel torpore a cui eravamo abituati. Telecom in primis. Ricordiamoci che ad esempio Inuit, lei ha citato a livello europeo in questa fase come prezzi si è quotata a un prezzo leggermente inferiore rispetto ai suoi competitors europei. Quindi, sempre tornando a Inuit, è un momento in cui un eventuale acquisto a questi prezzi sarebbe scontato rispetto alla media del settore. Telecom, come sappiamo, ha un elevato livello di indebitamento che va un po' ad appesantire il titolo, quindi diciamo che l'unico punto negativo forse è l'indebitamento. Però è aperta su moltissimi fronti. Ogni settimana io vedo notizie relative a eventuali accordi, eventuali collaborazioni da parte di Telecom, ricordiamoci l'ultima con Enel a livello di banda larga a livello nazionale. Quindi diciamo che è un settore molto molto frizzante, quindi i titoli e i prezzi non sono stati ancora apprezzati abbastanza, secondo me. Quindi diciamo che è un settore molto buono, Telecom potrebbe ancora fare il balzo in avanti, è solo all'inizio del cammino a livello di prezzi azionari. Brevemente Calì, prima di salutarla, quali sono gli altri titoli o gli altri movimenti a cui guardare nella giornata di oggi, dove però gioco forza, lo sguardo sarà ben diretto su Bruxelles per le trattative sulla Grecia? Che cos'altro ci possiamo perdere? Ma in questa fase, come lei ben sa, il market driver principale secondo me è l'euro-dollaro, quindi se uno guarda la logica di medio periodo, mi piacciono molto i titoli del lusso come Yux o come Tot, che possono apprezzarsi molto e possono migliorare i propri bilanci e le proprie valutazioni in base magari a un apprezzamento del dollaro, quindi che potrebbe aumentare le esportazioni. Sul resto è molto difficile perché in molti settori sono i massimi. Abbiamo ricordato poco tempo fa il risparmio gestito, che però ha corso molto, quindi io starei molto cauto e in quel caso entrerei magari solo dopo qualche correzione. E diamo un'ultima indicazione anche per quanto riguarda l'euro-dollaro. Ovviamente dobbiamo ancora capire e aspettare cosa succederà per Atene, ma lei lo vede con più probabilità di nuovo in ascesa o ritornare verso quota 1,05 come segnala qualche operatore? Io sinceramente sono per l'apprezzamento del dollaro, cioè circa il 70% dei gestori nel nostro settore parla e considera il dollaro ancora un po' deprezzato, quindi io
immagino un euro dollaro molto più basso, verso appunto, come ha detto lei, 1,4 e 1,5. Diciamo che adesso è fermo in un range tra 1,08, 1,09 e 1,14 da un po' di tempo, ma aspetteremo, perché tutto dipenderà da cosa dirà la Yellen e quando soprattutto lo dirà, perché sappiamo benissimo che se i tassi aumenteranno in America, l'euro dollaro è destinato a scendere, quindi il dollaro è destinato ad apprezzarsi. Grazie per essere stato con noi, buona giornata, buona settimana, Pietro Calì, Copernico Sim, alle prossime occasioni. Grazie a voi, buona settimana, grazie. Dicevamo dunque di questa effervescenza, soprattutto...